Si è svolto presso la sala consiliare del comune di Raffadali la consegna dei premi Alessio Di Giovanna, evento giunto alla sua 18ª edizione, organizzato dall'Accademia Teatrale di Sicilia, diretta da Enzo Alessi, presieduta da Tonina Rampello. Alla presenza del sindaco di Raffadali, dell'assessore alla cultura Luigi Costanza, dell'assessore Franco Laporta, delle giurie e di un vasto pubblico assistito all'evento, condotto dal collega Raimondo Moncada, con momenti musicali eseguiti da Ricky Ragusa. Enzo Alessi ha voluto ricordare la figura di Alessio Di Giovanna, originario di Cianciana, e della sua opera culturale svolta nel territorio. Il premio Alessio Di Giovanna, ha dichiarato Enzo Alessi, è andato sempre avanti sin dalla prima edizione, quando i premiati furono Andrea Camilleri, Ignazio Buttitta, Sara Zappulla Muscarà, Matteo Collura. I concorsi hanno registrato partecipazioni da tutta Italia. Presente a Raffadali per l'occasione anche il sindaco di Cianciana, Santo Alfano, che ha auspicato che il premio possa in futuro avere un collegamento culturale maggiore con il paese natio di Di Giovanna. I premi suddivisi in varie categorie hanno visto il primo classificato per la sezione di poesia e lingua italiana, andato a Girolamo La Marca di Ravanusa con la poesia In un cassetto, a seguire Giusi Terrasi di Aragona e a Federico Guastella di Ragusa. Una segnalazione al merito è andata a Francesco Setticasi di Agrigento con la sua Gerlandino. La giuria era composta dalla dirigente scolastica Enza Ierna, Antonella Mirabile e Liliana Arrigo. La giuria composta, presieduta da Salvatore Argento, ha assegnato il premio di poesia e lingua siciliana a Salvatore Amico di Caltanissetta, quindi a Franca Cavallo di Modica e a Maria Letizia Scicolone. Per il concorso racconti, la giuria presieduta dallo scrittore Alfonso Gueli ha assegnato il maggior riconoscimento a Angela Spoto di Agrigento. Per l'assegnazione dei premi speciali decisi dalla giuria presieduta dal dirigente scolastico Franco Curabba, sono andati alla sezione teatro all'attore Pippo Crapanzano, al regista Renato Terranova di Porto Empedocle, per la sezione tradizioni popolari e ricerca letteraria allo scrittore e studioso Francesco Cannatella di Cianciana. Per l'impegno sociale e la legalità premiata alla Questura di Agrigento per la seconda edizione del Caffè Letterario, svoltosi presso lo stabilimento Pubblica Sicurezza di San Leone. Per la promozione culturale alla Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello di Agrigento, diretta dall'architetto Enzo Caruso. Per la mostra dei manoscritti di opere pirandelliane alla Casa Natale di Pirandello al Caos. Per la pittura all'artista agrigentino Mariano Trapani e a Mariella Cardella di Raffadali, per la musica a Ricky Ragusa, per la danza classica e moderna all'Associazione Scarpette Rosa di Raffadali, rappresentate da Pino Faseli, che con i loro 25 anni di attività sono presenti a Raffadali. Un premio speciale della direzione artistica è andato alla nostra emittente, a TVA, per la produzione del film Il Salone di Girgenti. Durante il ritiro del premio è stato ricordato anche il collega Calogero Trupia, prematuramente scomparso. La targa ritirata è stata dedicata proprio a Calogero. Volevo però dedicare questo premio al nostro grande collaboratore che stamattina improvvisamente ci ha lasciato, il nostro primo tecnico di TVA che insieme a noi ha fondato, diciamo, la televisione, era sempre presente, Calogero Trupia. Era mio amico. Vedete, quando si fa televisione spesso si guarda chi sta dalla parte del televisore, non si guarda chi c'è dietro, accanto. Lui era un bravissimo regista televisivo, era una persona straordinaria, innamorata del suo lavoro, non guardava il tempo, non guardava i sacrifici che faceva. Era una persona che due giorni fa io ho abbracciato e ho dato genitori. Quindi un premio speciale è andato all'Associazione ADR, Donatori Sangue di Raffadali, che opera nel territorio da ben 32 anni. Al termine dell'evento assegnati premi speciali Pergamene Settore Scuola. La giuria, presieduta da Stefano Ierna, funzionario del Professorato degli Studi di Agrigento, ha premiato Zaira Cantella per la tesi di laurea sul periodico Il Pif Paf, una ricerca accurata e illuminante, recita la motivazione della giuria. Quindi un premio al Liceo Statale Galileo di Palermo, all'Istituto Quasimodo Licata per le diverse attività svolte contro la mafia per la legalità,
all'Istituto Comprensivo di Burgio per la mostra dedicata all'Expo, presente per l'occasione il sindaco Ferrandelli, e a Davide Sparacino di Santa Elisabetta per aver vinto il concorso nazionale Insieme per la legalità dell'Istituto Tommasi di Lampedusa di Santa Margherita del Belice. Viro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te. Ecco una vera occasione straordinaria in mandato esclusivo per Viro Affare. Locanda al Real Monte, vicinissima alle splendide spiagge della Scala dei Turchi e di Giallonardo. Composta al piano terra da due rifinite salette che potranno ospitare 70 posti a sedere. Oltre alla cucina troverete già presenti due celle frigorifere. All'esterno una veranda coperta che si affaccia su un ampio parcheggio. Nei due piani superiori sono presenti 7 grandi camere da letto climatizzate e con bagno in camera. Nell'offerta è compresa nella zona retrostante un'ulteriore struttura ad uso abitativo. Il prezzo di questa straordinaria e unica offerta è di 200.000 euro negoziabili. Non lasciarti scappare questa incredibile offerta. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito www.viroaffare.eu. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Televideo Agrigento dal 1981 offre ai propri utenti un telegiornale 7 giorni su 7, programmi di informazione, intrattenimento, talk show, culturali e sportivi. Televideo Agrigento continua ad espandersi migliorando sempre il proprio segnale. Le nostre trasmissioni adesso raggiungono anche Palma di Montechiaro. Coloro i quali non lo avessero ancora fatto possono sintonizzare i propri televisori o i decoder per rendere visibili Televideo Agrigento LCN 92 e Amica TV. Nostra seconda rete LCN 628. Potrete seguire anche i nostri programmi streaming live su internet www.televideoagrigento.tv con le nostre notizie e i nostri programmi online in tempo reale e in qualunque momento.